senza bavaglio, informazione libera, sempre. Oggi parliamo di un terribile legame, di un terribile rapporto di causa-effetto tra l'Ilva di Taranto e le patologie asbesto correlate, le patologie legate all'amianto che purtroppo colpiscono davvero centinaia e centinaia di dipendenti appunto del siderurgico. I dati ci vengono forniti dall'Osservatorio Nazionale Amianto, ONA Onlus, attraverso il suo presidente, l'avvocato Ezio Bonanni. Motivo per il quale l'ONA chiede appunto la bonifica dell'amianto in Ilva per fermare questa strage e chiede di istituire un polo oncologico per la cura appunto di coloro i quali si sono ammalati e si ammaleranno. Come vedete, l'Ilva non uccide soltanto fuori, ma purtroppo, come si vede da questi numeri, da questa statistica, uccide anche all'interno. La strage derivante dall'amianto e dagli altri cancerogeni presenti in Ilva si chiarisce, si spiega con i numeri agghiaccianti. Immaginate che dietro questi numeri che io vi sto menzionando compaiano le persone, i dipendenti, con le loro patologie, con la loro sofferenza. Pensate come è disumanizzante l'Ilva. E penso che sia proprio giunta l'ora di chiuderla, di farla sparire, perché l'Ilva uccide dentro, uccide fuori ed uccide dentro. 472 casi di mesotelioma registrati nella sola città di Taranto nel periodo che va dal 1993 al 2015. Complessivamente in Puglia negli ultimi 20 anni sono stati censiti 1191 mesotelioma e di questi il 40% sono a Taranto. Vogliamo andare avanti? Il 400% in più di casi di cancro tra i lavoratori impiegati nelle fonderie Ilva. Il 50% di cancri in più anche tra gli impiegati dello stabilimento che sono stati esposti solo in modo indiretto. Quindi gli operai che avevano a che fare direttamente con l'amianto, ma anche gli impiegati che avevano un rapporto indiretto. Il 500% di cancri in più rispetto alla media della popolazione generale della città di Taranto non impiegata nello stabilimento. Un tasso di incidenza del cancro dell'intera città di Taranto superiore alla media di tutte le altre città italiane. Io penso e sono convinto come la morte, visto che di morte stiamo parlando, che ci siano tutti gli estremi per chiudere l'Ilva. Un sindaco con gli attributi davanti a certe cifre, e non bastano queste cifre, ma davanti alle emissioni, agli sforamenti, a quello che accade soprattutto di notte, quando l'Ilva di notte diventa un inferno e purtroppo noi siamo le vittime di questo mostro, di questo demonio, io penso che ci siano tutti gli estremi per un'ordinanza di chiusura. Occorre un sindaco che abbia gli attributi, il coraggio e la forza di farlo davanti a queste cifre. E ancora, l'osservatorio, oltre a questi dati che rappresentano la statistica, cita proprio i numeri, il numero di persone che si sono recate all'associazione, all'osservatorio, per fare valere i propri diritti. Pensate un po', si sono stati registrati 360 casi di cancro polmonare e mesotelioma, 85 tumori della vescica, 316 broncopatie, 201 asbestosi. Io vorrei capire
come si fa a parlare ancora di coniugare ambiente e lavoro davanti a questi casi? Io dico soltanto, siamo tutti sotto il cielo, questa è la realtà, e nessuno si deve considerare immune. Hanno voluto garantire l'immunità penale per gli per i nuovi proprietari assassini, perché di tale gente stiamo parlando, di tal fatta stiamo parlando. Mittal è noto a livello internazionale per i suoi crimini ambientali, non li sto scoprendo io. Ma dico, dinanzi a questo ancora vogliamo sentire la favoletta coniugare lavoro e salute? Ancora dobbiamo sentire queste favole? Perché di favole si tratta, perché davanti a questi numeri, che non accennano a fermarsi, ma a moltiplicarsi, ma a crescere, ditemi di grazia, cosa dobbiamo fare? Vedete, si parla molto dell'inquinamento che deriva dall'Ilva, quindi nelle aree circostanti, ma molto spesso passa in secondo ordine il rischio, passano in secondo ordine i rischi gravissimi, pesantissimi, che corrono i dipendenti dell'Ilva, operai e impiegati. C'è un silenzio rispetto a queste patologie, soprattutto alle patologie asbesto correlate, quelle derivanti appunto dall'amianto. E bene ha fatto l'ONA a mettere in evidenza questa situazione. Oltretutto, noi parliamo, il malato non è solo quello che soffre, ma volendo essere così, considerare gli aspetti puramente finanziari, ogni malato è un costo per lo Stato, è una pensione, il ricorso a tutte le spese sanitarie, quindi c'è un costo sanitario per il malato che grava pesantemente sul bilancio dello Stato, grava innanzitutto sulla vita, sulla salute dell'ammalato, ma grava, se vogliamo essere così cinici, come dire, usare dei criteri ragioneristici, grava anche sullo Stato. Ma perché dobbiamo tenere in piedi questo mostro? Cioè, voi avete sentito le cifre, no? Avete sentito le percentuali, la proporzione, anche la sproporzione tra Taranto e le altre città. E davanti a questi numeri che fate? Cosa fa Di Maio? Che si commuove quando sente la storia del papà di Lorenzo che racconta il dramma del figlio, un dramma per il quale nel cervello del figlio c'erano tracce di polverino? Dobbiamo dirlo questo? Penso che la misura sia colma. È assassino chi certamente fa certe leggi a favore dell'Ilva. Però ci sono anche le complicità di chi difende questi assassini di Stato. E c'è anche la complicità morale, fatemelo dire, di chi dice che si può ancora contemperare lavoro e salute. Perché qui o si è in perfetta malafede, o evidentemente non si ragiona. O si è in malafede e ha interesse a tenere l'Ilva, oppure non riesci proprio a capire questa connessione di morte luttuosa tra Ilva e malattie e patologie neoplastiche. Credetemi, ho combattuto contro l'Ilva, mi sono giocato un posto di lavoro, sono stato licenziato per aver attaccato il sistema dei poteri forti, il sistema Ilva, mi sono messo in proprio, ma fino alla fine, fino all'ultimo dei miei giorni, io spenderò tutte le mie risorse per distruggere quel mostro, per distruggere il mostro Ilva. Vorrei che morisse, vorrei che venisse ucciso questo mostro, dopo che ha fatto morire tante anime innocenti. Scusate lo sfogo, ma quando sento parlare di Ilva e sento chi la difende, davvero vado in bestia. Offende l'intelligenza e la dignità umana. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.